Un saluto a voi, miei cari, e bentornati in zona. Se invece vi siete ritrovati per caso da queste parti, vi informo che qui si parla di crimini, omicidi e casi umani di una certa gravità. Quindi, se l'argomento vi può interessare, cliccate il tasto descrizione e attivate la campanella delle notifiche. Per il caso di oggi facciamo un salto temporale piuttosto consistente, visto che i fatti di cui sto per parlarvi hanno avuto luogo nella prima metà del 1900. William Giorgio Vizzardelli nasce a Francavilla a Mare, in provincia di Chieti, il 23 agosto del 1922. Figlio di un direttore dell'ufficio del registro di Sarzana, tutta la sua famiglia, comprendente madre e altri cinque fratelli, se n'era andata dall'Abruzzo dopo essere scampata al terremoto del 1915 che aveva sconvolto la zona. Lo Stato aveva trovato loro una sistemazione in Liguria, affidando al padre lo stesso incarico che aveva nella sua terra d'origine. La mamma di William era una proprietaria terriera del Meridione e casalinga dedita ai figli. Insomma, quella del ragazzo era una famiglia come tante altre. Non lui, però. William non era un ragazzino come gli altri. Taciturno, scontroso, bugiardo e poco rassicurante. Un giovane dal cuore perfido che si sentiva superiore agli altri. Diverso. Migliore. Ed ogni sua attività aveva uno scopo preciso: quello di imporsi su tutti. Non stupirà che uno dei suoi idoli, sin da giovane età, era Al Capone. William sperava, un giorno, di seguirne le orme e diventare come lui. Era attratto dalle armi da fuoco e già a 12 anni, nella cantina di casa, sperimentava la distillazione dei liquori. Alle scuole medie la sua indole ribelle cominciò ad emergere, per questo il padre decise di mandarlo in collegio, come succedeva spesso in quel periodo. Ma per rimettere in riga uno come William, probabilmente, sarebbe servito dell'altro, ammesso che fosse stato possibile. Ed infatti il suo carattere burrascoso non si placò. Tutt'altro. Per due volte, di notte, ruppe una finestra del ginnasio Parentucelli, entrò in aula e vandalizzò le strutture in segno di ribellione. Carte geografiche incendiate sulle pareti, calamai scaraventati contro gli stessi muri, ed altre azioni di tal genere. Tuttavia, questo non rappresentò che l'inizio della carriera, se così vogliamo chiamarla, dell'ergastolano più giovane della storia della cronaca nera italiana. È infatti una follia omicida quella che si scatena a Sarzana la notte del 4 gennaio 1937. A morire, durante il terribile agguato, fu il rettore del Collegio delle Missioni, Don Umberto Bernardelli. Il sacerdote era ancora seduto alla sua scrivania quando un uomo, improvvisamente, gli si parò davanti con indosso una sciarpa e un berretto. Nella mano destra impugnava una pistola. Don Umberto pensò immediatamente che si trattasse di un ladro e così prese subito le 50.000 lire che erano nel cassetto. Somma notevole per l'epoca. Nella speranza di salvarsi la vita, le porse tremante al bandito che non esitò un istante a intascarli. Purtroppo per Don Umberto non era finita lì. Il ladro, senza dire una parola, sparò tre colpi a bruciapelo e il sacerdote cadde a terra in una pozza di sangue. Due studenti del collegio, i quindicenni Leonardo Bassano e Alfredo Collini, attirati dal rumore degli spari, accorsero nella stanza del rettore. Nel corridoio incrociarono il bandito che senza esitazione sparò ancora. Il primo venne colpito al fianco. Alfredo invece venne miracolosamente mancato. Ma la sparatoria non era ancora terminata. L'uomo mascherato corse spedito verso l'uscita e raggiunse la portineria quando Don Andrea Bruno tentò di fermarlo. Pure lui finì nel mirino del killer che, prima di scappare, esplose altri due colpi da distanza ravvicinata, ferendolo gravemente. Sul posto accorsero poliziotti e medici, ma non vi fu nulla da fare per i due preti. Il rettore venne trovato morto sotto la sua scrivania. Don Andrea respirava ancora. Agli inquirenti riuscì appena a dire che conosceva il suo assassino, che lo aveva già visto proprio nelle aule dell'istituto. Morì prima di dire altro, però. Gli studenti sopravvissuti vennero portati a sirene spiegate all'ospedale. Non erano in pericolo di vita, ma sconvolti non riuscirono a fornire nell'immediato nessuna descrizione di quell'uomo mascherato che dietro la sua folle fuga aveva lasciato a terra due sacerdoti. Non c'erano prove, dunque, né sospettati, eppure per gli inquirenti il responsabile di quella mattanza era uno studente dell'istituto. Le indagini, fin dall'inizio, non furono facili e nelle settimane successive, uno dopo l'altro, i ragazzi vennero ascoltati a turno. Il nome però non saltò fuori e il colpevole non venne quindi individuato. Gli inquirenti si concentrarono allora sulla ricostruzione di quell'ultimo pomeriggio all'interno dell'istituto religioso. Con chi si trovava la prima vittima? I poliziotti scoprirono che il prete era in compagnia di due uomini, Don Andolfo, parroco di Castelnuovo Piano, e Vincenzo Montepagani, uno studente di ingegneria di 24 anni, un ragazzo dal carattere estremamente introverso che voleva guadagnare qualche soldo in vista del suo matrimonio.
Per questo si era proposto come insegnante da ripetizioni e grazie alle sue referenze il rettore lo aveva assunto. Il lavoro però non stava andando affatto bene ed erano arrivate numerose lamentele in quell'ufficio, tanto che, per non pregiudicare ulteriormente il rendimento degli studenti, gli era stato affiancato un insegnante per aiutarlo a preparare le ripetizioni. Gli inquirenti scoprirono che Don Bernardelli aveva rimproverato il 24enne più di una volta per la situazione incresciosa in cui era finito. Era successo anche quella sera, dopo aver ricevuto l'ennesima lamentela di un genitore scontento. La pista da battere sembrò proprio questa. Inoltre il ragazzo era alto e robusto, quindi poteva essere l'uomo con cappello e sciarpa. Vincenzo giurò di non avere nulla a che fare con i delitti, di essere tornato a casa e di non essere più uscito quella sera. Non aveva però elementi per provarlo. I diverbi con la vittima e il carattere particolarmente difficile, quasi patologico, del 24enne, convinsero gli inquirenti ad accusarlo ufficialmente del duplice omicidio. Ciò avvenne 3 settimane dopo la tragica serata. Era il 2 febbraio del 1937 e il caso sembrava risolto, ma ovviamente non lo era affatto. Vincenzo Montepagani andò a processo. Per lui le porte del tribunale si aprirono il 24 maggio 1938 a Milano. Il 2 giugno il pubblico ministero chiese la pena di morte per il giovane matematico che continuò a proclamare la sua innocenza. Proprio in sede processuale emersero numerosi elementi che lo scagionarono definitivamente nel luglio del 1938. Montepagani venne assolto con formula piena dopo una lunga camera di consiglio e fu lo stesso Benito Mussolini a risarcirlo consegnandogli personalmente un assegno da 25.000 lire. A Sarzana però la follia omicida appena cominciata. E il 2 agosto 1938 le pistole tornarono a sparare. Le vittime furono Livio Delfini, 20 anni, di professione barbiere, e Bruno Veneziani, 35 anni, tassista. In quella mattina d'estate, infatti, i due corpi vennero ritrovati crivellati da armi diverse, una calibro 9 e una calibro 6,5. Erano stati uccisi con 14 proiettili. Il commissario Paolo Cozzi accorse sulla scena del crimine. Vi erano due ipotesi, e cioè quella di due vittime che non c'entravano niente l'una con l'altra, oppure quella di un uomo che aveva sparato con entrambe le mani, impugnando due armi differenti. Le indicazioni furono quelle di indagare seguendo la pista della sovversione politica, ma il commissario mise subito in relazione il recente duplice omicidio con quello dei sacerdoti al collegio, di quasi 2 anni prima. Per lui, la mano che aveva sparato era la stessa. Ma di chi si trattava? E quale nesso c'era tra i delitti? Vennero analizzate nel dettaglio le vite dei due uomini, senza però riuscire ad individuare un movente o un collegamento. Bisognerà aspettare un anno affinché arrivi una svolta, e questo accadde quando venne denunciato un altro terribile omicidio. La mattina del 29 dicembre 1939, presso l'ufficio del registro di Sarzana, venne ritrovato il cadavere del custode Giuseppe Bernardini, di 65 anni. Aveva un'ascia piantata in mezzo alla fronte. Il manico della scure era stranamente appiccicoso e la cassaforte aperta. Non era stata scassinata, eppure mancavano poco meno di 13.000 lire. La chiave ce l'aveva solo il direttore, che rispondeva al nome di Guido Vizzardelli. Quando consegnò al commissario Cozzi il portachiavi, questi si accorse che era appiccicoso anche quello. Di conseguenza ordinò una perquisizione in casa sua. In cantina vennero rinvenute delle bottiglie vuote, indovinate un po', pure quelle appiccicose. Guido Vizzardelli si giustificò sostenendo che fossero del figlio 17enne, William Giorgio, che aveva l'hobby di distillare alcol. Quel ragazzino un po' introverso non convinse gli inquirenti sin da subito. Cominciarono ad indagare e scoprirono molte cose sul passato di Giorgio. Aveva frequentato il collegio delle missioni, proprio quello dove erano stati ammazzati due preti. Un giorno, poco prima del massacro, aveva fatto un po' troppo chiasso danneggiando i ritratti del re e del duce. E il povero Don Bernardelli, proprio per questo, l'aveva sgridato. Il commissario decise quindi di interrogarlo e Giorgio raccontò tutto, perché quando le domande si fecero più incalzanti, crollò. Era il 5 gennaio del 1940. Agli inquirenti William raccontò di aver usato la scure per ammazzare il Bernardini, essendo stato suggestionato da un particolare del romanzo Delitto e Castigo di Dostoevskij, in cui vengono narrati delitti compiuti con un'accetta. Affermò di aver rubato il denaro dall'ufficio del registro perché aveva in programma di imbarcarsi come mozzo nella marina mercantile e riteneva quindi di aver bisogno di contanti, data la misera paga prevista. William voleva raggiungere l'America, la terra dei gangster e soprattutto del suo idolo, Al Capone, come ho già detto all'inizio di questa storia.
Aveva ucciso Don Bernardelli per vendicarsi del rimprovero di pochi giorni prima e sparato su chiunque tentasse di ostacolare la sua fuga, come il povero Don Andrea. Confessò di aver dato un appuntamento fuori città a Livio Delfini, il barbiere che era venuto a sapere chissà come della sua colpevolezza, e lo ricattava. Inizialmente William aveva pagato, ma le cifre richieste per mantenere il silenzio aumentavano di mese in mese. Per questo aveva deciso di farlo fuori. Ma il barbiere non si era fidato ad andare da solo all'incontro e per questo si era fatto accompagnare dall'amico tassista. William però aveva ormai superato la fase del ragazzino problematico. Era ormai un killer spietato. Quando li vide arrivare impugnò due pistole e li uccise a sangue freddo. Poi era tornato a casa come se niente fosse successo, esattamente come accaduto dopo le uccisioni in collegio. In casa distillava alcol fabbricandosi liquori con cui si sbronzava, non disdegnando di condurre esperimenti chimici in cantina con la nitroglicerina. Gli piacevano anche le esplosioni, a quanto pare, ma per fortuna venne fermato prima che combinasse altri danni. Ad appena 17 anni, William Giorgio Vizzardelli, il pazzo di Sarzana, doveva rispondere di 5 omicidi. Per uno strano scherzo del destino, Vizzardelli, tra i più giovani killer italiani, venne rinchiuso nella stessa cella dell'ingegnere Montepagani, il ragazzo che al suo posto era stato accusato e processato per la carneficina del collegio. Il 19 settembre 1940, presso il Tribunale di Genova, si aprì il processo del 5 volte omicida. 3 giorni dopo, considerata la giovane età dell'imputato, il pubblico ministero chiese l'ergastolo e non la pena di morte. I periti chiamati dal tribunale sostennero che William non avesse alcun vizio di mente, che fosse capace di intendere e di volere, ma che soffrisse di ipotrofia della sfera emotiva, insomma un delinquente per tendenza. Il 24 settembre, dopo 5 ore di camera di consiglio, arrivò la condanna al carcere a vita. Da Marassi il ragazzo venne trasferito all'isola di Pianosa. Suo padre però non si arrese. Dopo 17 anni, il 5 settembre 1957, fece richiesta per la grazia al presidente Giovanni Gronchi, sostenendo che il figlio era ormai una persona completamente diversa. In prigione Vizzardelli aveva conseguito la maturità classica ed aveva impiegato il molto tempo a sua disposizione per studiare, tanto che gli altri detenuti lo chiamavano il filosofo. La grazia però, almeno per il momento, non venne concessa e il padre di William morì appena 2 mesi dopo. Dopo essere stato trasferito al manicomio di Reggio Emilia, Vizzardelli ottenne la grazia, o meglio un regime di semilibertà, il 12 settembre 1968, all'età di 46 anni. Andò a vivere a casa di sua sorella Liliana, a Carrara, nel quartiere di San Luca. I loro genitori erano entrambi morti e Liliana era un'insegnante di lettere in una scuola media. L'11 agosto del 1973, il colpo di scena finale di questa storia. A quel tempo, William Vizzardelli era tornato completamente libero, senza più neanche la firma quotidiana in caserma. Aveva 51 anni e decise di togliersi la vita. Lo fece nel bagno della casa che divideva con la sorella, tagliandosi ai polsi e alla gola. Prima di uccidersi, appese le scarpe di Liliana alla maniglia della porta per evitare che si sporcassero. Morì dissanguato, senza lasciare nessun biglietto, nessuna spiegazione. A trovarlo morto fu proprio la sorella, quando tornando a casa non lo vide in camera sua e si diresse in bagno. Per tutto il tempo in cui aveva riacquistato la libertà, William non era mai uscito di casa, se non per andare in caserma a firmare il registro. Quel mondo, così cambiato dopo 28 anni di carcere, forse lo spaventava. Una volta fuori dal manicomio di Reggio Emilia, non aveva mai avvicinato nessuno. L'unica persona con cui parlava era la sorella che, dopo la sua morte, si era trincerata dietro un muro di silenzio. Alcuni, i più vicini alla famiglia, avevano raccontato che il più giovane ergastolano della storia d'Italia, anche se poi, abbiamo visto, non scontò davvero il carcere a vita, avesse cominciato a scrivere un diario che avrebbe poi voluto pubblicare. Ma quelle pagine, se mai sono esistite davvero, rimasero avvolte nel mistero, come il suo autore d'altronde. Nessuno è infatti riuscito a spiegare come un ragazzino di buona famiglia sia potuto diventare, a soli 14 anni, un assassino a sangue freddo. Un po' come il suo idolo, Al Capone. Ed anche per il caso di oggi è tutto. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in zona con me e vi do appuntamento ai prossimi video sul canale. Nel frattempo cercate di fare i bravi, per quanto possibile ovviamente. Alla prossima!